Bene, passiamo adesso all'oggetto numero 86. È un'interrogazione presentata dal consigliere Nevi e rivolta all'assessore Paparelli. Intendimenti della Giunta regionale sulla volontà di stipulare un accordo con Trenitalia per la fruizione gratuita da parte delle forze dell'ordine del servizio di trasporto ferroviario. Prego, consigliere Nevi. L'interrogazione è volta a capire quali sono gli intendimenti della Giunta regionale sulla da noi auspicata stipulazione di un accordo tra Trenitalia, come è stato fatto in altre regioni. Io tra l'altro qui ho la convenzione, per esempio, che è stata firmata tra Trenitalia e la Regione Toscana, per avere a bordo la fruizione gratuita, a bordo dei treni, la fruizione gratuita dei treni, appunto del trasporto, da parte delle forze dell'ordine. In cambio questi si impegnano a garantire più sicurezza all'interno delle carrozze, quindi un carabiniere, un poliziotto, un rappresentante della Guardia di Finanza può sì viaggiare gratis, ma assicurare anche un presidio di sicurezza all'interno dei treni, che purtroppo vediamo spesso sono luoghi in cui la sicurezza lascia molto a desiderare. Quindi la Regione Toscana, ma anche il Lazio, l'Abruzzo e il Molise hanno stipulato una convenzione con Trenitalia per i trasporti gratuiti delle forze di polizia. A mio avviso sarebbe assolutamente auspicabile che si facesse anche in Umbria, visto che tra l'altro i treni che provengono soprattutto nella zona di Terni, ma non solo, provengono da Roma e sono, come ci dice sempre il questore, per esempio della città di Terni, sempre molto pieni di persone che poi vengono in città per delinquere, e quindi insomma io penso che sarebbe una cosa molto positiva. Questa interrogazione è volta a sapere qual è la volontà della Giunta regionale. Grazie consigliere, prego assessore sì, Paparelli. Grazie presidente, questo tema è stato affrontato anche nelle precedenti legislature dalla regione Umbria. Il risultato è stato che, oltre alla stima fatta dai vettori che si aggira intorno ai 200.000 euro annui, il personale delle forze dell'ordine, seppure in servizio, spesso non è in divisa e non sempre tende a comunicare tempestivamente al capotreno, all'autista dell'autobus, la sua presenza a bordo. Nel recente passato sono stati chiesti sconti e gratuità anche dall'esercito e dai vigili del fuoco. Ovviamente noi qui stiamo parlando, come diceva il consigliere Nevi, di altre finalità, cioè quelle legate alla sicurezza del viaggio in treno o in autobus di forze dell'ordine, quali carabinieri e polizia di Stato, che sono gli unici, guardia di finanza ovviamente, che sono gli unici ad avere l'obbligo di intervenire in caso di necessità, nei casi in cui è a rischio la pubblica e privata incolumità. La Regione ha una legge regionale, la 15 del 2004, al cui articolo 13, circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico locale, nella quale è stabilito che è consentita la circolazione gratuita per servizio di pubblica sicurezza sui mezzi del trasporto pubblico locale al personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria, ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale. La legge però non prevede risorse finanziarie né tantomeno prevede un capitolo specifico di bilancio. Durante la presentazione da parte di Trenitalia del progetto anti-evasione, molte regioni presenti hanno lamentato la concreta difficoltà di gestire situazioni di questo tipo per le ragioni di bilancio sopradette. Alcune regioni hanno deciso per una parziale gratuità, una percentuale a carico del richiedente e una percentuale a carico della pubblica amministrazione. Io ritengo che si possa giungere a una prima conclusione di questa natura. Presupposto che la sicurezza, come viene intesa e interpretata, è un diritto dovere per le forze di polizia, non di meno appare obbligatorio per i gestori dei servizi pubblici regionali e locali accogliere sui mezzi questo personale che dovrebbe presentarsi al capotreno e all'autista dell'autobus all'inizio del viaggio, ponendosi a disposizione fino alla destinazione.
Ne consegue che questo personale non può esimersi dall'intervenire in caso di necessità anche quando ha regolarmente pagato il biglietto. Se questo è, nulla osta a intervenire ad una convenzione allargata a prefetture e rappresentanti territoriali del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia, del Ministero della Difesa, nonché le imprese di trasporto pubblico regionale e locale, che sancisca e regoli l'accesso naturalmente a costo zero per il bilancio della Regione. Può essere interessante promuovere un'iniziativa in tal senso, in cui fine può essere la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra Regione e Forza dell'Ordine che contenga, tra le altre cose, i diritti e i doveri dei fruitori di tali gratuità. Quindi io penso che la Giunta regionale, anche su questa sollecitazione del consigliere Nevi, può ed è disponibile ad andare avanti in questa direzione. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere per la replica. No, oggi è una giornata positiva, insomma, quindi due interrogazioni, mi ritengo soddisfatto anche della risposta dell'assessore, perché contrariamente a quanto ogni tanto la Giunta regionale fa, non si chiude alle proposte dell'opposizione, ma anzi si apre e quindi è assolutamente positivo. Io penso che si possano trovare i modi e le forme per arrivare a una convenzione che sia utile e buona sia per insomma, le forze dell'ordine, sia anche e soprattutto per i cittadini umbri che, come ho detto prima, in alcune zone ormai hanno quasi la paura di prendere il treno e quindi è anche, secondo me, un incentivo a prendere di più il treno, anche forse attraverso una campagna di comunicazione si potrebbe dare un segnale che i treni sono più sicuri anche sulla base di questa iniziativa che si va facendo. Quindi Assessore, adesso controlleremo l'attuazione delle sue intenzioni, perché come al solito c'è un po' di scollamento tra quello che dite e quello che fate, però insomma io mi ritengo soddisfatto. Grazie. Grazie consigliere Nevi. Passiamo ora all'oggetto 98, un'interrogazione della consigliera Casciari rivolta all'assessore Paparelli. Società Consortile Umbria Digitale, fornitura di servizi di connettività per la pubblica amministrazione. Intendimenti e informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere. Sì, grazie. Sì, è un'interrogazione tesa a capire quali potrebbero essere i prossimi sviluppi di Umbria Digitale, considerando che ormai la rete pubblica regionale di collegamento a banda larga e ultralarga, la cosiddetta RAN, o meglio Regione Umbria Network, è ormai consolidata essendo partita appunto come impianto nel 2013. Ad oggi sono collegati a questa rete pubblica di fibra larga e ultralarga ben 50 sedi della pubblica amministrazione e diciamo si comincia a strutturare meglio il sistema pubblico di connettività che chiamerò per brevità SPC, per garantire proprio lo scambio informatico tra le amministrazioni. Umbria Digitale, che lo ricordo, è nata fisicamente solo nel 2014 sul modello dell'in-house providing, ha erogato fino adesso servizi per lo sviluppo della RAN solo per il sistema informativo regionale della nostra regione e per gli altri consorziati, che lo ricordo a oggi sono 74 enti soci di Umbria Digitale, tra i quali anche Umbria Salute. Nel 2013 Consip ha bandito una gara per la nuova convenzione appunto del servizio di pubblica connettività, che è la cosiddetta SPC2, che è stata aggiudicata a Tiscali, ora Fastweb. Considerato che Umbria Digitale sarebbe nelle condizioni, oltre che di sostenere l'ICT locale, di fungere anche da centrale di appalti unica per forniture e servizi ed erogare così direttamente, sfruttando anche la RAN, servizi a favore degli enti soci. Sarebbe auspicabile, questo chiedo alla Giunta, accorpare e razionalizzare le connettività, sfruttando anche naturalmente la fibra ottica di proprietà e acquistando così dal mercato, mediante adesione di Umbria Digitale ad accordo quadro SPC2,
e ciò permetterebbe agli enti consorziati, che appunto sono tanti ma potrebbero essere ancora di più, penso al sistema delle scuole, l'accesso non solo ai servizi di assistenza di Umbria Digitale ma anche al data center regionale e raggiungere così delle economie di scala, oltre che avere una gestione unitaria. Mi risulta che Umbria Digitale ha già predisposto un listino di riferimento per i servizi di connettività con dei costi competitivi rispetto alla convenzione Consip. Quindi chiedo alla Giunta se ha intenzione di procedere a richiedere a Umbria Digitale una proposta più approfondita, tecnico-economica, per il fabbisogno regionale e quali siano in tale ambito gli orientamenti delle ASL e delle aziende sanitarie, anch'esse soci di Umbria Digitale, considerando che sicuramente in questo settore avere un sistema di connettività unica e un'assistenza appunto di Umbria Digitale potrebbe essere vantaggioso dal punto di vista economico e anche dal punto di vista funzionale. Grazie, prego Assessore. Sì, Umbria Digitale, depositaria di autorizzazione generale ministeriale come operatore di telecomunicazioni ed è proprietaria e utilizzatrice di reti in fibra ottica per oltre 700 chilometri, per oggi per lo più attive, che connettono oltre 100 sedi della pubblica amministrazione umbra. Tra l'altro nel recente mese di marzo, credo, è stato aggiudicato il lotto dal Ministero dello Sviluppo Economico, il lotto Umbria Marche, che consentirà l'infrastrutturazione della fibra ottica in tutte le aree della regione a fallimento di mercato. Noi abbiamo deciso, diciamo, in tutte queste priorità di procedere con l'infrastrutturazione delle aree industriali. Con delibera di Giunta regionale 175 del 27 febbraio, la Giunta regionale ha preso atto del listino predisposto da Umbria Digitale, cui faceva riferimento la consigliera nell'interrogazione, per la fornitura di servizi di connettività. Questo listino consente risparmi rispetto all'offerta SPC mediamente del 30% per le sedi raggiunte dalla rete regionale e del 5% per le altre sedi. Abbiamo incaricato il Servizio Infrastrutture Tecnologiche Digitali di richiedere a Umbria Digitale la predisposizione di un'offerta economica rispetto al piano dei fabbisogni della Regione, di verificare la convenienza economica dell'offerta di Umbria Digitale rispetto a quella di mercato a parità dei servizi resi e di assicurare che ci sia completa e corretta informazione sulle possibilità che offre la nostra società in house nei confronti di tutti i soggetti della pubblica amministrazione. In data 20 marzo abbiamo fatto una riunione presso la sede ANCI nella quale sono stati presentati ai soggetti intervenuti, province, comuni, ASL, scuole, agenzie, temi di carattere strategico presenti sull'agenda digitale dell'Umbria, il piano BUL, la banda ultralarga a cui facevo riferimento prima, la rete regionale in fibra ottica, il data center unitario ed infine il listino di Umbria Digitale per la fornitura dei servizi di connettività per la pubblica amministrazione. Con delibera 572 del 23 maggio, avente per oggetto servizi di connettività per la Giunta regionale, le aziende ospedaliere e le ASL, è stato tra le altre cose incaricato il Servizio Infrastrutture Tecnologiche Digitali di valutare le offerte economiche che saranno prodotte da Umbria Digitale per questi soggetti sulla base dei fabbisogni inoltrati e di procedere nel caso in cui le proposte economiche siano vantaggiose rispetto a quelle di mercato e comunque inferiori alla spesa storica, che sono circa 290.000 euro per la Regione e circa 690.000 euro per il sistema sanitario, a produrre quanto necessario per la definizione e la sottoscrizione di una convenzione con Umbria Digitale per la Regione, per le ASL e per le aziende ospedaliere. Con nota 114.004 del 24 maggio, Umbria Digitale, sulla base dei piani di fabbisogno, ha inviato la proposta tecnica economica dei servizi di connettività per la Regione a costo di 196.000 euro contro le 290 cui facevo riferimento, quindi, e per quello che riguarda il regime sanitario 585 contro le 690, quindi con un risparmio complessivo di oltre 200.000 euro. Con successiva determina dirigenziale è stato valutato che l'offerta di Umbria Digitale risultava essere più vantaggiosa sia rispetto al listino SPC, di essere inferiore rispetto alla spesa che abbiamo sostenuto durante l'anno 2016 e di avere livelli di servizio notevolmente superiori a quelli dei contratti precedenti.
e quindi abbiamo approvato la proposta tecnica economica, approvato lo schema di convenzione generale per il periodo 26 maggio 2017, 31-12 2017, si è provveduto alla stipula successiva della convenzione per conto della Regione Umbria da parte del dirigente del Servizio Infrastrutture e di Umbria Digitale. Tempo. Ho terminato, le sedi della Regione sono tutte connesse alla rete regionale, così come gli ospedali e le sedi principali, le secondarie non sono ancora raggiunte dalla rete regionale e verranno commesse tramite l'operatore privato Vodafone, che è uno dei vincitori della gara, diciamo, Consip nazionale, individuato da Umbria Digitale tra gli aggiudicatari della gara SPC. Il Servizio Infrastrutture Digitali della Regione è in attesa di ricevere il piano di migrazione che deve essere prodotto da Umbria Digitale. L'ultima questione: ad oggi 84 comuni hanno chiesto di prorogare le linee esistenti e stanno valutando l'adesione ad offerte di Umbria Digitale. Di questi circa 40 hanno già aderito o sono in fase di adesione alla nostra proposta, così come le due province che sono in fase di perfezionamento dei contratti. Per la provincia di Perugia l'accordo riguarda anche la fornitura di connettività per le sedi scolastiche di competenza. Quindi credo con questo di aver fornito, diciamo, un quadro completo all'interrogante. Grazie. Grazie assessore, prego consigliera. Sì, grazie, credo che insomma la giunta sia andata più avanti dell'interrogazione, che è datata maggio 2017, quindi lo ritengo insomma un investimento importante, visto che sia la RAN che Umbria Digitale sono state un obiettivo che appunto l'amministrazione regionale ha voluto sostenere già insomma ormai da anni, quindi mi fa con grande diciamo soddisfazione prendo atto che anche altre amministrazioni e soprattutto le aziende e le ASL possano utilizzare le competenze della struttura dell'in-house.